Italian migrants have impacted Australia heavily through their food, language and culture, which have all become big parts of our community. Without this group of migrants, Australia wouldn't be the country it is today. But how did these migrants cope with leaving their families behind for a new adventure in Australia? Rosario and Santina Ganji migrated to Australia from a small town in Sicily during the 1960s. Sono partito da Sicilia il 19 settembre e sono arrivato all'Australia il 14 di ottobre. Sono andato a Geelongo, che abitava una sorella mia, e dopo due giorni sono andato a cercare lavoro, perché io sono venuto in Australia per lavorare. E ho lavorato in Geelongo per un anno e mezzo. Nel frattempo io avevo fatto l'atto di richiamo alla mia fidanzata, che eravamo fidanzati. È arrivata all'11 di aprile, e così, quando essa è arrivato, al 12 di aprile io mi sono sposato. Noi in Australia abbiamo avuto, dopo che mi sono sposata, un po' di problemi per trovare lavoro, cioè guardo alla lingua, che non era la nostra. Poi, per ragione sempre di lavoro, siamo andati a finire nella farma. È arrivato un cugino mio, mi ha detto, dice, Rosario, se vuoi venire, dice, dove sono io, il paese viene chiamato Middleford, là facevano tutta raccolta, tutta produzione di tabacco. Io sento un operaio di campagna e ho rischiato, sono andato là, ho visto la situazione e mi sono ritirato là, io e mia moglie. Nel frattempo ho avuto i bambini là, ho passato i miei 10 anni tranquillo, ho lavorato con la famiglia, siamo andati al paese a fare spesa, al secondo anno ho comprato subito la macchina e così ho trascorso tutta la mia vita. Quando sono tornata in Melbourne abbiamo avuto la fortuna di ci siamo comprati una casetta. È stato difficile primariamente per la lingua, perché c'è molta differenza. Sono stata pure un po' a scuola, ma quando non c'è la pratica, essendo che avevo 5 figli, non era facile andare a scuola così spensierata. Io sono stato sempre contento, perché? Perché quando io noi eravamo piccole, io ho incominciato a scuola la prima classe a 6 anni in Italia, e cosa vuoi, a 7 anni già ero un piccolo giovanottino, e mia mamma mi diceva, dice, sai, c'è lo zio Tizio che cerca bambini, dice, per andare a raccogliere cottone, che avevano seminato cottone, e così sono rimasto con la seconda elementare. Però ho avuto la soddisfazione che i miei figli tutti hanno voluto la scuola, hanno amato la scuola, e comunque sono stata molto contenta dei miei figli e pure i nipoti hanno copiato i genitori, sono brave pure per la scuola, e questo mi dà tanta gioia. Ogni tanto, quando mi vedo arrivare tutta la famiglia mia, io sono contentissimo. Sono venuto solo io in Australia e sfortunatamente adesso siamo 18 persone e sono contentissimo di tutta la mia famiglia. E siamo arrivati fino a qua, adesso ho l'età, non sono più giovane, ma soddisfatta della vita che abbiamo passato in Australia, malgrado tanti sacrifici, ma ogni cosa buona ha i suoi lati brutti. Quello che abbiamo potuto fare in Australia, il risultato è stato buono e siamo contenti per questo.